Checkpoint Charlie, episodio 4. Il wargame non è una cosa seria. Ciao a tutti, sono Riccardo Masini e questo è Checkpoint Charlie, il podcast del gioco di simulazione e non solo. Vi do il benvenuto nel nostro posto di guardia, come all'inizio di ogni episodio di questo podcast, e commento da subito un po' questo titolo strano. Questo è un po' strano che ho voluto dare all'episodio. Il wargame non è una cosa seria. Cosa significa? Detto da me che sono un wargamer appassionato, wargame è gioco di simulazione, da tanti anni, ormai da tanti decenni devo dirlo, può sembrare un po' strano. Lo studio, lo pratico, mi ci appassiono e poi vengo a dirvi che non è una cosa seria. Che cosa significa? Vi faccio quest'altra domanda. Che cosa significa quando una cosa è seria? Voglio dire, sì, è rigorosa, sì, è precisa, sì, è dettagliata, è basata su regole ben definite, ma quando tutto questo da serio si trasforma in qualcosa di serioso, che è una roba ben diversa. E vedete, questo problema della seriosità è un problema veramente insito, congenito al gioco di simulazione. L'abbiamo detto tante volte, il gioco di simulazione vuole rappresentare la realtà tramite modelli, sistemi, dinamiche e tutto il resto. E per farlo ha bisogno di una certa precisione. Non può andare in giro con la stessa libertà che può avere un gioco astratto, ad esempio, che appunto sta un po' nell'iperuranio delle sue forme, dei suoi calcoli e tutto, o anche di un board game generico che in fondo sì ha un rapporto con il contenuto, con la sua ambientazione, però questo rapporto non è poi così stretto. Ecco, no, il gioco di simulazione questo lusso non se lo può permettere, deve avere appunto un rapporto con la realtà di riferimento, la realtà che vuole rappresentare. E per farlo, deve avere una certa precisione, una certa dettaglio. Per avere questa precisione e questo dettaglio, beh, deve essere serio. Il gioco, ossia, deve essere preciso, deve avere un suo rigore nel contenuto. Ma il giocatore deve essere per forza serio anche lui? Ora, questa domanda è quella che mi ha spinto a fare questo episodio, perché lo dico anche che nei confronti di, ma sì, anche di amici, di persone comunque di cui ho molta stima e che conosco, beh, sento, vedo spesso un atteggiamento nei confronti del wargame, veramente un po', dai, su, diciamocelo, un po' pesante, nel senso migliore del termine, attenzione, cioè li vedo così concentrati, così coinvolti all'interno del gioco di simulazione, che forse, spesso, alle volte anch'io, attenzione, alle volte anch'io, non mi tiro fuori, però insomma spesso noi appassionati, ecco, diciamocela così, ci concentriamo troppo sulla simulazione, sul modello, sulla rispondenza, realismo, eccetera, e ci dimentichiamo che quello che stiamo facendo è un gioco. Ecco, che cos'è dunque? Allora, qual è la differenza tra serio e serioso? In effetti è un po' tutta qui. Essere serio significa essere precisi, prendere le cose in maniera ragionata, ponderata, non fare le cose a caso, così come capita. Essere serioso è ritenere che quello che si sta facendo sia qualcosa di più, forse anche di meno, di un gioco.
Il problema è che appunto il gioco e l'approccio che noi abbiamo con il gioco può certamente essere serio, ma nella sua essenza il gioco mantiene qualcosa che va al di là della serietà. Ed ecco, questo qualcosa è quello che noi non dobbiamo perdere, anche e soprattutto nel gioco di simulazione. Entra qui in campo un fattore molto importante che, guardate, deve esserci perfino nel wargame più dettagliato, nell'Advanced Squad Leader più con più regole particolari, nel Third Reich più esteso che possiate immaginare. Nel Napoleonico da un regolamento da 60 pagine, bene, questo aspetto che non può mancare è quello del divertimento. Divertimento, attenzione, beh, divertimento allora cosa significa? Appunto non essere seri? No, assolutamente no, anzi, si può essere estremamente seri nel ricercare il proprio divertimento. Che cos'è divertimento in fondo? Divertimento, la parola stessa viene, come tutte le nostre parole, dal latino. Divertimento, divertire, viene da divertere, indirizzare verso qualcosa di diverso, cioè verso una realtà altra, ok? Verso una situazione altra diversa dalla normalità. Questo non è affatto incompatibile con la serietà, perché lo possiamo fare in maniera spensierata, così, un po' per andare in giro a fare le cose a caso, però lo possiamo fare anche in maniera seria. Non dobbiamo farlo in maniera seriosa, perché l'essere seriosi, la serietà per la serietà, non solo uccide il divertimento, ma uccidendo il divertimento uccide anche il gioco. Vedete, ecco, nell'ambito del gioco di simulazione, questo è un passaggio un po' delicato, il fatto che gli argomenti rappresentati siano seri, perché stiamo parlando di guerre, di conflitti, di cose molto gravi, anche di cose molto brutte, di per sé di passaggi storici drammatici, però non significa che il rievocarli debba essere altrettanto pesante, ossia noioso. Fate questa prova, provate ad avvicinarvi una volta a due wargamers che se ne stanno chini sulla loro mappa, con le loro 1000 pedine, tutte le tabelle, eccetera. Li vedete lì concentrati e tutto, e pensate, bene, quei due sono serissimi. Ebbene, quei due wargamer, se stanno vivendo correttamente, diciamoci, anche questa esperienza, cioè se la stanno sfruttando a pieno, in quel momento si staranno divertendo da matti. Divertendo in che senso? Appunto, divertendo, cioè si stanno proiettando in una realtà altra. Nel farlo, hanno un loro coinvolgimento, subiscono anche degli spostamenti emotivi, psicologicamente. Vengono coinvolti in questa realtà altra. C'è un momento di passione. E certo, sì, c'è la serietà nella precisione del modello, ma c'è anche questo elemento profondamente emotivo, non solo razionale. Molto spesso, lo dicevamo, il wargame, soprattutto il wargame, il gioco di simulazione un po' meno, però il wargame soprattutto viene presentato come una roba beh, molto stesa, molto scientifica, molto statistica, molto razionale. E questo ce lo fa, da un lato, crea un problema di accessibilità al wargame stesso, cioè ce lo tiene lontano. Dall'altro ce lo fa apparire veramente un po' noioso, cioè diciamo, ma in tutto questo appunto il divertimento dove sta? Beh, il wargame non nasce per questo, non nasce per questo motivo, che potrà sembrare strano. Il wargame, almeno quello civile, no? Non quello professionale, non quello del centro studi,
in cui molti purtroppo appassionati, forse un po' troppi, pensano di trovarsi quando stanno davanti a una delle loro mappe. Beh, il wargame nasce per divertire. Quando nasce il wargame civile, diciamo come lo conosciamo oggi, l'Hex Encounter, no? Ah, 58, Avalon Hill, poi mano a mano fino agli anni 60 ESPI e gli altri, eccetera. Ma nasce per divertire. È un prodotto editoriale, è un prodotto commerciale, è un prodotto di intrattenimento. Lo so, a qualcuno fa un po' paura questo termine, forse anche dà un po' fastidio, accostare il wargame all'intrattenimento. Ma ragazzi, è intrattenimento, prodotto culturale di fascia alta, fatto è quello che volete, base scientifica, ma rimane sempre e comunque un prodotto di intrattenimento. E nasce negli anni 60 e 70, che erano dominati al cinema, alla televisione, negli Stati Uniti, ma non solo, poi dopo anche da noi, dai grandi film di guerra, dai grandi film storici, no? Da Antonio e Cleopatra fino a quell'ultimo ponte, il giorno più lungo, i lunghi giorni delle Aquile, che sulla battaglia in Inghilterra, insomma, tutta questa bella roba qui. E il wargame voleva fare la stessa cosa, in maniera un pochino più precisa, fatta meglio. Arrivano vari Dannegan e altri che vogliono maggiore scientificità, però anche loro vogliono divertire la gente. Allora, questo divertimento, no? Che è serio, ma non serioso. Questo divertimento, nel rievocare gli eventi storici, da dove nasce? Nasce dalla possibilità che il wargame mi dà di immergermi pienamente, di farmi coinvolgere nel loro dramma e scoprire le loro dinamiche, sottraendoli a delle visioni un po' troppo sbrigative. Io le chiamo un po' le logiche della Roma-Lazio, dell'Inter Milan, no? Queste logiche un po' da derby. Mi piace più Tizio, mi piace più Caio. Da un lato, quindi, alla superficialità della trattazione. Un po' troppo cinematografica, diciamocelo anche, ma dall'altro anche sottraendolo all'eccessiva freddezza di trattazioni storiche troppo formali, librone di storia del trattato, del corso, dell'università, eccetera, della scuola e tutto, e cominciare a capire davvero da dentro, come? Tramite il coinvolgimento, che nasce quando? Quando c'è il divertimento. Coinvolgimento, divertimento, serietà. Beh, sì, vanno tutti quanti di pari passo, vanno tutti a braccetto. Poi è naturale, c'è anche un aspetto molto soggettivo in questo, dipende anche dalle vostre inclinazioni personali. Alcuni sono più sensibili alla trattazione storica, si fanno coinvolgere meglio, altri no. Io personalmente, ogni volta che entro in un museo, vedo gli oggetti che hanno secoli di storia, immagino chi li ha fatti, chi li ha usati, come sono finiti lì, che cosa gli è successo, perché sono fatti in quella maniera. Ogni volta che entro in un museo mi commuovo e mi esalta allo stesso tempo. Io sono fatto così, ho una mia sensibilità storica, altri lo hanno per altri argomenti, però in generale comunque questi grandi eventi della storia ci interessano, se non altro per le loro dimensioni, per l'immaginario che hanno scatenato. E quindi, allora, torniamo indietro, torniamo a questi vecchi anni 60, 70, quando nasce il Wargame. Wargame nasce, e il gioco di simulazione in generale nasce come qualcosa di molto più semplice ed accessibile di quanto si pensi oggi, perché noi oggi siamo un po' figli di un po' della degenerazione, diciamocelo anche, che c'è stata negli anni 80-90, della stratificazione, no? Di regole, di dettagli. Tecnicamente in gergo si chiama Chrome, cioè tutte quelle regolette particolari per dire che quel reggimento a più uno si attacca dalla collina piuttosto che dalla montagna, quel tipo di carro armato ha un'efficienza maggiore contro quell'altro, ma se invece viene attaccato dalla fanteria, tutta questa bella roba qua. Noi in realtà abbiamo appunto questa visione un po' distorta di quello che è l'origine del wargame. L'origine del wargame è quello di fare una simulazione storica, quindi un racconto storico, dare un'immagine degli eventi storici sufficientemente precisa, diciamo così, plausibile, mettiamo così, più che realistica, plausibile, e nasce per divertire con la storia ragazzi di 15-16 anni, perché negli anni 60-70, quella era l'età media in cui tu, a Natale o perché avevi avuto un bel voto a scuola, potevi
o perché ti mettevi da parte i tuoi soldi della tua paghetta e poi andavi in negozio con gli amici, a 15-16 anni ti prendevi roba come Panzerblitz, come Jutland, sì, anche come Ferdreich poi alla fine. Cioè, tu avevi subito accesso a quell'età, a quella che poi nella generazione successiva sarebbero stati i giochi di ruolo, stessa identica cosa. Quando vedete Stranger Things e i ragazzi che giocano a giochi di ruolo, se quella scena fosse stata girata 20 anni prima, se tutta la storia fosse stata spostata 20 anni prima, probabilmente quei ragazzini avrebbero giocato con un wargame. Ecco, tutto questo ci fa capire come il wargame nasce per divertire con la storia ragazzi veramente molto giovani. E proprio per questo, per esempio, io oggi, arrivando al giorno d'oggi, amo così tanto i cosiddetti light wargames, cioè i wargame leggeri. Quelli che stanno arrivando adesso, che possono essere Hands in the Sea, Undaunted, sì, adesso devo vedere un po', ma già mi piace, mi interessa Ancient Civilizations of the Inner Sea, mi piace l'impostazione, possono funzionare o meno, però mi interessa. Nations at War, cioè tutti questi wargame leggeri, anche Force Hunter, questi giochi di simulazione leggeri, che hanno meccaniche innovative, da un lato. E per questo mi piace che hanno meccaniche innovative, perché raccontano in maniera originale e diversa la storia che io ho visto raccontata in mille modi nei giochi di simulazione tradizionali, e adesso improvvisamente mi trovo degli altri giochi di simulazione che mi aprono altre prospettive, e dall'altro, perché per la loro essenzialità mi paiono molto più vicini allo spirito dei vecchi Avalon Hill ed Espiai che io stesso giocavo da ragazzo. Quando prendo gli aeroplanini di Wings of Glory, mi ritrovo nel vecchio Blue Max. Se prendo una simulazione di combattimenti aerei troppo dettagliata, beh, sono lontano dal vecchio Blue Max e sono lontano da quello che secondo me dovrebbe essere un wargame. Perché in effetti noi tendiamo a compiacerci un po' troppo, noi appassionati un po' troppo della complessità dei nostri giochi. La scambiamo per un concetto che suona un po' in maniera un po' simile, ma non è la stessa cosa, la completezza. Vedete, complessità non è completezza. Perché se pensiamo che è la stessa cosa, continuiamo a scambiare l'estensione delle meccaniche con l'estensione del contenuto di un gioco. Più ci sono meccaniche, più c'è roba dentro un gioco, più precisa è la trattazione. Assolutamente. No, in una simulazione al contrario, la complessità, tutte queste mille meccaniche, questi dettagli infiniti stratificati gli uni sugli altri, beh, questa roba non è un pregio, è un difetto, perché è un problema nella progettazione del gioco, perché finisce che siamo più impegnati a gestire il sistema che a raggiungere l'obiettivo di fondo di quel sistema, cioè immergerci nella realtà alternativa che vuole creare, che vuole rappresentare. Stiamo parlando qui di un concetto che è quello della complessità evidente, c'è cioè un altro che è quello della complessità nascosta, magari ne parleremo in una prossima occasione. Lasciamo da parte troppe precisazioni, no, non siamo troppo complessi. No, invece, lo ripeto, la miglior forma di completezza e sofisticazione è la semplicità, diceva un certo Leonardo da Vinci, perché è la semplicità che riesce ad unire l'elemento oggettivo del gioco, la rappresentazione corretta, non a caso, attenzione, sempre corretta, perché un po' di serietà c'è, della realtà simulata e per l'appunto il coinvolgimento. Quindi il divertimento del giocatore, che è il lato soggettivo. Lato oggettivo rappresentazione, lato soggettivo coinvolgimento. La semplicità è il modo migliore per riunirli all'interno di un sistema di gioco. Appunto, purtroppo questo, l'abbiamo detto, si è perso un po' negli anni 80-90, che non a caso sono stati gli anni della crisi del gioco di simulazione. Perché davanti, anzi accanto c'aveva roba come
il gioco di ruolo, poi dopo i giochi per computer, poi dopo i giochi di carte, tutta questa bella roba qui, che era più semplice, più coinvolgente anche nel rappresentare della realtà, perfino più precisa se pensiamo al gioco per computer, è apparentemente più semplice, non lo era. Il gioco per computer ha tutta un'altra serie di problemi, magari ne parleremo in un prossimo episodio. Però allora che cosa succede negli anni 80? C'è questa crisi, 80-90. Questa crisi impedisce il ricambio generazionale nell'ambito, comunque lo rallenta molto, nell'ambito del mondo del wargame. Guardate, io ho poco più di 40 anni, sono non dico una rarità, ma non siamo tanti in questa fascia di età nel mondo dei wargames. Sicuramente non siamo prevalenti, come invece siamo prevalenti in altri settori del gioco, anzi altri settori del gioco hanno un'età media molto più bassa. L'aumento dell'età media del wargamer, purtroppo, ma di per sé, ma perché è normale, attenzione, è ovvio, ma per carità, amici, non è che ce l'ho con quelli che hanno un po' più di anni di gioco di wargames, anzi molti di loro sono ben più giovani di altri mentalmente, però insomma, inevitabilmente il fatto che non ci sia uno strato sotto di età minore ha dato una maggiore patina di serietà o di seriosità all'intero settore. Vedi questi grandi personaggi, questi giocatori da decenni e tutto quanto, che insomma, hanno la loro autorevolezza. E beh, te ne tieni un pochino staccato se tu hai 20-30 anni, perché ho un po' paura, ma oddio, questa è una cosa un po' complicata. Ti sembra di entrare un po' in un consesso di professori universitari, dai. Ma in realtà la situazione è molto diversa, perché proprio queste persone in realtà stanno tornando ragazzi. Forse in questo non ho mai abbandonato quella passione che loro avevano ai 15, ai 20 anni. E lo fanno proprio grazie al gioco. Grazie al gioco, come vabbè, adesso sentite qui il nostro Farmer che anche lui vuole intervenire, grazie al gioco. Il coinvolgimento è tutto attorno, ragazzi. Diciamocelo, insomma, andando un po' a riassumere, c'è un pericolo, ed è un pericolo di fondo molto importante, è che se noi consideriamo il wargame come una cosa troppo seria, scadiamo nella noia. È inutile, è inutile nascondercelo. La noia per l'eccessiva complessità, l'eccessiva seriosità e tutto è la morte del gioco. E se il dettaglio diventa funzionale soltanto a se stesso, cioè il dettaglio per il dettaglio, la noia vince. Se invece il dettaglio della simulazione, anche la regoletta particolare, è funzionale ad una narrazione del gioco, cioè rimane nel solco del coinvolgimento, del divertimento, in questo caso molto spesso si usano termini, lo vedete che succede quando si usano termini, questo gioco è molto fluido, molto dinamico, allora in quel caso non è più noia, ma è profondità. È lì sì che entriamo in un discorso serio. Veramente serio, non solo apparentemente serio, è una profondità in cui immergersi per esplorare un'avventura intellettuale senza precedenti, che è quella che ci dà il gioco di simulazione. Perché le sue potenzialità, diciamocelo, sono immense di creazione di realtà altre, di esplorazione e di approfondimento anche della consapevolezza della nostra realtà vera in cui ci troviamo. Le dinamiche storiche, perché sono successi certi eventi e come certi eventi potrebbero succedere ancora. Purtroppo, però, questo atteggiamento di dire il wargame è una roba scientifica, una roba seria, una roba importante, crea molta difficoltà nella diffusione del gioco di simulazione. Non ve lo nascondo. Spesso mi sono trovato a dimostrare giochi con gente che dice: ah, bello quel gioco, mi piacerebbe. Mi piacerebbe tanto poterci giocare, però sai, è così complicato. Però sono giochi belli, vabbè, però andiamo a fare qualcos'altro. Ma perché? Ma vieni, avvicinati al tavolo. Sto gioco qua è accessibile. Sembra troppo complicato, se non è inutilmente complicato.
E i board game più moderni non lo sono, fanno di tutto per evitarlo. Vieni, è solo profondo, ok? Ci ragioni un po', oppure anche no, insomma, sperimenti, provi. Non è qualcosa di così importante. Non stiamo facendo un esame universitario, stiamo facendo un gioco. Però attenzione, l'atteggiamento che si deve avere per diffondere questo gioco non è che tu prendi il gioco di simulazione e fai il wargame spiegato al popolo. Cioè lo diffondi, stai sotto un bel piedistallo e dici: beh, adesso vi faccio vedere quali sono i veri giochi. No, perché i nostri giochi di simulazione valgono esattamente come tutti gli altri. In alcuni casi anche meno, ce ne sono altri tipi di giochi che sono più belli dei giochi di simulazione. Non è che se un gioco è un gioco di simulazione è più bello, a prescindere. Men che meno si può pretendere che la gente si avvicini al gioco perché gli dici: beh, dai, in fondo questi giochi di simulazione wargame sono il tipo di gioco più bello, più serio di tutti. Gli altri sì, sono carini, però dai su, lo vedi da te stesso, eccotelo qua, avvicinati e godi della bellezza del gioco di simulazione. La reazione normale di chiunque è: ciao, prendi e te ne vai. No, al contrario, invece, per fare vera diffusione, che non è divulgazione, diffusione, tu devi andare incontro ai possibili curiosi. Gli devi dimostrare come prima cosa, prima di tutto il resto, sì, il gioco di simulazione è completo, non complesso, completo, dettagliato, preciso, ti fa anche in maniera semplice però. Ti rappresenta delle dinamiche reali, delle dinamiche profonde, anche elaborate e complesse, ma soprattutto come prima cosa gli devi dimostrare che è un gioco e che un gioco è incredibilmente divertente. Perché togliamoci dall'idea che divertimento e gioco siano due cose separate. Se non c'è il divertimento non c'è il gioco. Punto. Almeno io la penso così. Perché se non c'è il divertimento viene a mancare il principio di libertà del gioco. Ce lo diceva il caro vecchio Huizinga. Il gioco è libertà e la libertà tende a divertire e ha bisogno del divertimento, altrimenti è lavoro, altrimenti sto facendo un playtesting. Per quanto io personalmente nei playtesting di giochi di vari amici e di designer mi diverto un mondo ed è importante che io mi diverta perché se io faccio il playtest e non mi diverto, beh, c'è qualche problema con quel gioco, non credete? Comunque, io adesso poi, soprattutto rivolgendomi a chi non è un wargamer di lunga data, un curioso, anche proprio i wargame li ha solo sentiti nominare, ma io vedendo, cioè, le vostre impressioni quando guardate la normale convention di wargamers, io posso dire che state un pochino lontani, mi metto un po' nei vostri panni, insomma, non è che sono a caso, sono anche giustificati, cioè potete avere questa immagine, ma un'immagine falsa. Non dovete lasciare che la seriosità diventi una barriera all'ingresso in questo mondo veramente meraviglioso e veramente divertente che è il wargame e il gioco di simulazione. Il wargame, il coinvolgimento emotivo, il divertimento, questa proiezione, questo suo aspetto narrativo è quello che ha portato alla nascita, tanto per dire, del gioco di ruolo. Il gioco di ruolo è un wargame. Gygax e gli altri erano wargamers, il primo Dungeons & Dragons nasce come wargame, un wargame medievale. Poi però che cosa fanno? Gygax e gli altri dicono: beh, Anderson è tutto bello, intensifichiamo l'aspetto narrativo, no? Il wargame di per sé è narrazione di qualcosa, beh dai, intensifichiamolo, approfondiamo questo aspetto e facciamo dell'elemento narrativo il nucleo, il fulcro del gioco. Tac, è quel gioco buono. Che però ha dadi modificatori nella sua forma classica, dadi modificatori, tabelle. Beh, secondo voi da dove arrivano quelle tabelle? Io quando vedo un gioco di ruolo, vedo quelle tabelle e penso subito a un wargame. Sono le stesse, identiche, e non solo nel combattimento. Le dinamiche sono assolutamente quelle. Sappiate che quando state giocando a un gioco di ruolo, state giocando a un wargame. Un wargame molto narrativo. Allo stesso modo, quando state giocando a Wargame, in realtà giocate anche a un gioco di ruolo, che è un po' meno narrativo, un po' più sulle dinamiche precise, ma alla fine è sempre la stessa roba. È narrazione, narrazione compartecipata,
C'è un master, non c'è un master, c'è un arbitro, non c'è un arbitro, siete in due, uno da solo, tre, quattro, cinque, insomma, però è sempre narrazione. E la narrazione affascina. Io, quando parlo di narrazione in un gioco di ruolo, mi viene in mente sempre un esempio del carissimo amico Andrea Angiolino. Conoscete tutti, abbiamo parlato di Wings of Glory prima, quindi Andrea Angiolino, studioso, game designer e tutto. In rete, in vari punti, c'è l'aneddoto di Andrea, la prima volta che lui ha giocato a Campaign for North Africa. Ora, Campaign for North Africa è il gioco del compianto, recentemente scomparso Richard Berry, un vero genio, si è detto, che è il gioco più complicato del mondo. No, è quello che si vede in Big Bang Theory che porta Sheldon, che mettono in quella puntata su tutto il pavimento, 8, 9 mappe, tutte le tabelle, eccetera. Big Bang Theory lo prendo un po' in giro perché ci fa 4 tiri di dado su 3 tabelle diverse. Sì, è caldo, nel deserto fa un po' caldo, oggi fa un po' caldo. Ecco, è un po' così che Campaign for North Africa. Beh, il nostro Andrea era stato invitato una sera. Poi leggerete il suo aneddoto, che proprio lo trovate cercando il gioco più complicato del mondo su Google, cioè sul portale Gioconomicon e non solo. Beh, il nostro Andrea viene coinvolto in questa partita, ci va. Insomma, è un po' anche lui stesso, no? Appassionato, wargamer, eccetera, lui stesso, questa che era diversi anni fa, intorno alla metà degli anni 80, 90. Insomma, un po' in suggezione, perché insomma, chi lo invita è gente appassionata, l'ha sempre giocato, su gioco lo conosce benissimo, sarebbe in grado di farci una tesi universitaria. Gli danno il comando di un'unità un po' così dell'esercito italiano, sono i carri armati leggeri, le tanchette, no? Che ce le avevamo, le classiche, noi chiamavamo scatole di sardine, cioè praticamente erano delle. Quasi delle Topolino, quasi delle macchine un po' blindate con un paio di mitragliatrici sopra, che per un po' di tempo l'abbiamo usata, abbiamo avuto questa grande idea di usarla in Nord Africa. E dicono: vabbè, dai, su, tu c'hai queste truppe leggere, tieni questo lato del fronte, questi gli altri cominciano turni su turni, ore su ore, e avanti, e la logistica, e il trasporto, e gli aerei, e il supporto di qua, e la marina, e vai avanti, indietro, un fessimo l'altro. Si dimenticano un po' di Andrea che con le sue macchinine, piano 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 piano, cosa fa? Passa dal lato sotto, dal lato inferiore della mappa. Teoricamente terreno intransitabile quasi, quindi deve continuamente fare una marea di tiri, di manutenzione di usura di questi mezzi, che se ne scassa uno, allora l'equipaggio salta sulla tanchetta dell'altro, più o meno il carburante. Sette tanchetti, tri, 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 un esagono, un esagono, un esagono, alla fine si dimenticano tutti questi, le tanchette arrivano e poi risalgono su e entrano in Alessandria d'Egitto, che è uno degli obiettivi fondamentali dello scenario. E Andrea a un certo punto dice, vabbè ragazzi, arrivederci, come arrivederci? Ho vinto. Cioè, come ho vinto? Queste tanchette arrivano, hanno conquistato Alessandria, hanno occupato Alessandria. Lo scenario è finito. E io mi immagino la scena di queste tanchette, di un po' la Miyazaki, no? Avete presente, sapete quando fanno tutti gli aerei con tutti quelli, uno come Porco Rosso, no? L'aereo con tutta la gente una sull'altra, attaccata, queste 4-5 tanchette disgraziate con tutti quanti, no? I nostri, i carristi, uno sull'altro, così, su un paio trainati da cammelli perché ormai se n'è andato il motore, eccetera, che vanno lì a clacsonare per le strade di Alessandria, Egitto, urlando campioni del mondo, con le bandiere fuori, eccetera, abbiamo vinto, abbiamo vinto. Però vedete, allora fa molto ridere tutto questo, in effetti fa ridere, l'episodio fa ridere. Ma il wargame, ragazzi, è anche questo. Cioè, questa scena è pienamente legittima nel contesto di un wargame, anche del più serio wargame che esiste, il wargame più complicato del mondo. A Richard Berg,
non l'ho mai conosciuto direttamente, però un po' sapendo un po' come si presentava. Secondo me questa scena sarebbe piaciuta da matti. Se voi leggete i regolamenti di Richard Berger, quelli di Great Patterns, ho visto che neanche dei giochi appunto complicati e tutto, oppure anche dei molti giochi leggeri che lui ha fatto, dei molti wargame leggeri che lui ha fatto, l'ultimo è Baroque. Ci sono delle perle in questi regolamenti, veramente dei pezzi descrive il problema di usare così tanti elefanti, come ci dicono le fonti, in una certa battaglia dell'antichità. Il problema è che l'elefante va in bagno, anzi non va in bagno, la fa dove la fa, e quindi si immagina, visto che dovevano esserci 500 elefanti, dice, bah, però io mi immagino anche l'impatto ecologico, diciamo così, di questi 500 elefanti, che cosa doveva essere. Insomma, ragazzi, il wargame è anche questo, è divertimento, è prendersi in giro. La vera analisi storica non prescinde, non può prescindere da questo, da una immedesimazione. Certo, non deve essere esagerata, non vi deve essere leggerezza, non vi deve essere superficialità, ma c'è un elemento narrativo, c'è un elemento di immersione dell'argomento, un coinvolgimento. E questo coinvolgimento ci stupisce, ci proietta in altre realtà, in altri stati d'animo, ci entusiasma. Allora, wargame, allora sì, dai, allora è una cosa seria, una cosa così. No, 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 diciamocelo, dai, su, wargame è anche una cosa seria. Ecco, il wargame non è solo una cosa seria. Forse l'avrei dovuto intitolare così questo episodio. Il wargame non è solo una cosa seria. Perché se diventa solo una cosa seria, significa che siamo rimasti prigionieri del calcolo, delle meccaniche fine a se stessi, a se stesse, abbiamo perso di vista il contenuto e la rappresentazione del contenuto, che poi è la critica classica che noi wargamer facciamo ai board games, no? Quelli generici, diciamo, vabbè, ma sono solo meccaniche. Però qui la realtà dov'è? Infatti, cioè, se no si trasforma tutto in un unico puzzle, in un unico problema aritmetico-matematico, di cui però alla fine a me non è che interessa più di tanto conoscere la soluzione. Io gioco ai wargames, gioco il gioco di simulazione politico-economico, tutto quanto, ibrido, quello che vi pare, cioè, per vedere un racconto dipanarsi davanti ai miei occhi, per esserne coinvolto, per esserne sia lo spettatore che il narratore. E anche l'autore, e l'autore, il coautore con gli altri giocatori. Creiamo insieme una storia. Altrimenti, se rimaniamo sul dettaglio per il dettaglio, avremo una serietà sterile, senza costrutto, senza senso. In effetti, poco seria, se permettete. Solo seriosa. La vera serietà, insomma, e andiamo a chiudere, consiste nel comprendere le vere potenzialità del gioco. Vi ricordate il nome della rosa, no? Stessa cosa, immagino un po' così la situazione. Ah, la condanna del riso, eccetera. E poi si vede che lo stesso Aristotele scrive la commedia e parla bene del sorriso. Detto fra noi, poi Umberto Eco non era certo estraneo al mondo, forse non so del wargame, però ha scritto quella bellissima lettera a mio figlio che va benissimo per i wargames. Sicuramente non era estraneo al mondo del gioco, non era estraneo al mondo dell'immaginario collettivo, in buona parte l'ho aiutato a definirlo, e era molto vicino al nostro ambiente, al gioco di ruolo, alla narrazione ludica. Ecco, la vera serietà, dicevamo, consiste nel comprendere le vere potenzialità del gioco, nell'esprimere la nostra capacità al massimo, sfruttare al massimo la nostra capacità di proiezione mentale per costruire un'altra realtà e per immergerci in essa. Ecco perché, secondo me, wargame e gioco di simulazione tutto in generale, ecco, questo tipo di giochi sono i giochi più divertenti e folli che ci siano. Perché i folli, i fools, direbbero gli inglesi, Shakespeare, creano altre realtà, ci si immergono. Chi lo fa con i giochi di simulazione storico fa in modo che quelle realtà abbiano un rapporto con le realtà vere, che siano plausibili, che ci sia una corrispondenza, non siano realtà a caso. Ma oppure chi fa wargame fantastici, e esistono i wargame fantastici,
I giochi di simulazione fantastici, fantasy e fantascientifici. Togliamoci dall'idea che il gioco di simulazione può essere solo storico, per piacere. Ecco, chi fa il gioco di simulazione fantastico crea un'altra realtà che però ha una sua coerenza interna, narrativa, e quindi, per quello che mi riguarda, ha la stessa dignità della realtà storica. Può interessare, può non interessare, può interessare di più, può interessare di meno, ma è comunque un'altra realtà. Eh sì, tutto questo è folle, ma è meravigliosamente folle, perché è la saggezza del folle, cioè ci permette di approfondire quegli argomenti vedendoli proiettati in un altro piano. Ma lo possiamo fare soltanto se ci lasciamo coinvolgere. Per questo io dico, giocate, sperimentate, modificate le regole della simulazione, lo possiamo fare, è un privilegio rispetto a chi si dedica solo alle simulazioni per computer. Fate cose folli. Nella simulazione provate a spingere al massimo questi sistemi. Appunto, modificate le variabili, vedete che succede. È il vostro gioco. Toglierci da questa prospettiva della serietà eccessiva ci permette di appropriarci del gioco, di sentirlo come cosa nostra, come cosa interna alla nostra esistenza. E non può non esserlo. Il gioco di simulazione nasce anche per tutto questo come modello interattivo, modificabile, variabile, ce lo diceva Dunnigan, può essere modificato. Non si gioca soltanto per risolvere dei problemi, l'abbiamo già detto, perché quello è un discorso che sta nel board game generico, che però c'è chi si diverte a risolvere problemi, ma noi simulazionisti, o comunque chi fa gioco di simulazione, quando fa gioco di simulazione, lo fa per creare assieme agli altri giocatori il problema da risolvere. Lo creano le nostre scelte incrociate. Non è il gioco che ci crea problemi. Se ci sta creando problemi, il gioco è sbagliato. Possiamo dire che il gioco può essere sbagliato. Possiamo dire che il wargame può essere sbagliato. Non è qualcosa di sacro, di intoccabile. Esistono dei wargame sbagliati. Esistono anche delle partite, degli ottimi wargames che vanno male, che non si ingrana quella sera. E bah, vabbè, no, questa partita non è stata un granché. Pazienza, se ne farà un'altra. È un gioco, è serio, ma non è solo serio. E soprattutto il gioco di simulazione storico non è quell'imparare divertendosi, che è molto scolastico, no? L'espressione io l'ho sempre detestata, imparare divertendosi. No, no, il gioco è divertirsi imparando. Io mi diverto, nel divertirmi imparo. È un po' diverso. È aprirsi ad un argomento, esplorare questo argomento. Perché? Perché mi diverte, perché mi piace. E allora associo l'apprendimento al divertimento, ma parto dal divertimento. Il gioco di simulazione, tutto è libertà, perché è un gioco. Soprattutto il gioco di simulazione è un gioco libero. È un gioco che ci fa rimettere in discussione addirittura le cose che sono avvenute, dicendoci che potevano avvenire in maniera diversa. È più libero, più anticonformista, più critico, più sì, non convenzionale, alternativo, quello che vi pare. Più eccentrico di questo, che cosa esiste? Più libero di questo, che cosa può esistere? E la libertà è allo stesso tempo sia seria che leggera. Come diceva Calvino nelle sue famose lezioni americane, sono state anche molto travisate, però nel senso più profondo del termine è leggera. Perché non può non esserlo un gioco che ci fa mettere in discussione delle cose che realmente sono avvenute, che sappiamo che sono avvenute, ma che secondo noi potevano avvenire in maniera diversa. E più queste cose sono reali, più noi le mettiamo in discussione, più noi siamo liberi, e più noi siamo liberi, più ci divertiamo. Se non ci divertiamo, non siamo liberi, non si innesca tutta questa bella catena. E allora stiamo soltanto facendo una ricostruzione, però una ricostruzione da documentario, sì, sarà anche interessante, ma ragazzi, non è così che funziona il wargame. Non è così che poi si innesca quell'altro elemento, io l'ho lasciato in ultimo, non perché è meno importante, ma secondo me che il più importante è che è
questo senso di allegria, di compartecipazione che sentite nella comunità dei Wargamers. Altrimenti non ve lo spiegate. Questo fatto di sentirsi coinvolti tutti quanti in qualcosa di bellissimo e condividerlo è dello scherzare, ridere assieme, eccetera. I Wargamer sono tra le compagnie di giocatori più rumorose di tutti quando stanno insieme le pizzate, i ristoranti e tutto quanto. Le sere insieme, ma anche alla fine durante le convention, perfino durante le partite stesse, ci si prende in giro, poi dopo si è molto sportivi, si dice vabbè, guarda che stai facendo una stupidaggine a fare questa mossa, prova a fare quest'altra. Questa è una cosa tipica dei Wargamers, eh? E di nuovo rientriamo nella narrazione partecipata. E direte, vabbè, ma questo non è un comportamento di gioco serio. Infatti, ma allora perché se no avreste sentito tutta questa bella puntata, che cosa ho provato a dirvi in quest'ultima ora? E tutto questo, appunto, è una proiezione del divertimento che i gamer, i giocatori di simulazione hanno e trovano nel gioco. Un gioco che non è solo serio, ma è divertente, perché essere divertente è il modo migliore per essere seri. È un bel paradosso, è uno dei tanti paradossi abituati di questa cosa meravigliosa che è il gioco di simulazione. E comunque non vale solo per il gioco di simulazione. Questo era un po' la mia opinione su questa cosa, quindi di prendere questi giochi, questo tipo di giochi, in maniera leggera, senza buttarci dentro chissà quale tensione, quale pesantezza, quale rigore intellettuale. Sono giochi, devono essere fatti bene, devono essere corretti, ma non possono non essere giochi. Se ci dimentichiamo che sono giochi, non hanno più senso di esistere. Bene, io prima di salutarvi, vi ricordo alcuni appuntamenti che sono in arrivo molto vicini. Abbiamo un settembre-ottobre veramente. Anzi, un ottobre veramente. Un settembre-ottobre, sì, dai, veramente intensi. Allora, sabato 28 ottobre, Firenze, settimana delle associazioni fiorentine. Avremo la presentazione con il patrocinio dell'associazione Amici del Museo Stibert, la presentazione Io, mio padre, il nostro libro, Le battaglie che cambiarono il mondo. Vi lascio poi dopo nel podcast il link alla pagina Facebook. E dove su YouTube, questo lo lascio perché la descrizione su YouTube posso modificarla, quella del podcast deve avere un tot di caratteri molto stretto. Comunque sia, vi lascio il link a questo evento di Firenze 28 ottobre. Ora aspettate un attimo che vi ritrovo anche proprio l'indirizzo preciso: Biblioteca delle Oblate, via dell'Oriuolo 24, Firenze 28 ottobre, ore 16:30, se non ricordo male, sì, anzi no, 16, alle 16, scusate, alle 16. Poi, altro appuntamento, 5-6 ottobre, sabato e domenica, 5-6 ottobre, Piana delle Orme, provincia di Latina, la Convention Gioco e Storia, con gli amici del Casus Belli, del Bigi Storico, ci sarò, soprattutto pomeriggio di sabato e poi domenica, con dimostrativi, partite, quello che vi pare, tavolo aperto, molti wargame leggeri e per parlare con voi di gioco di simulazione, questa roba è appunto per giocare a questo tipo di giochi. Adesso sto vedendo, appunto dicevo, sto praticamente portando Undaunted, Ancient Civilizations of the Inner Sea, Tears to Many Mothers, pensavo, insomma, anche altri, insomma, di questa tipologia. Band of Brothers, gioco sulla Seconda Guerra Mondiale. E infine, dopo Piana delle Orme, dopo Gioco e Storia, il Rome Wargame Gathering. Questo è molto importante. 26 ottobre, Grand Hotel del Gianicolo a Roma. Anche di questo vi lascio il link. Nell'ambito del Rome Wargame Gathering, che è una bellissima convention di gioco di simulazione, avremo la giornata organizzata sempre da me e mio padre, La Storia in Movimento, con storici personaggi del mondo del gioco a confronto sul tema della storia del
anzi del gioco di simulazione come forma di ricerca storica. Di nuovo, sembra serio, è serio ma non serioso. Dai, sarà una bella giornata, avremo ospiti molto importanti, sia nel mondo del gioco che storici, ospiti anche internazionali, autori internazionali che saranno presenti alla convention e verranno a farci un saluto. Sto raccogliendo gli argomenti, gli interventi, vi assicuro, sono veramente molto belli e molto interessanti. Il tutto sotto il patrocinio della SISM, Società Italiana di Storia Militare, di cui sono un socio da diversi anni. È un bell'ambiente accademico che però, come vedete, è molto aperto alle novità, all'innovazione e anche al pubblico. Avremo interventi, dibattiti, tavola rotonda e appunto dibattiti, discussione con il pubblico. Veramente una grande occasione. Dicevamo il 26 ottobre dovrebbe essere, perché è il 26 ottobre, sì, esatto, il 26 ottobre, sabato 26 ottobre, il 28, no, sabato 26 ottobre dalle ore 10:30. Quindi, come vedete, tanti appuntamenti. Io vi lascio e come sempre vi consiglio di iscrivervi al podcast sulla piattaforma Podbean e di seguirlo anche su YouTube, sul canale blog dove lo rimando e anche su Apple Podcast. Lasciate i vostri commenti, le vostre impressioni e poi dopo, come sempre, vi risponderò non appena possibile perché mi piace sempre avere un po' di interazione, i vostri commenti sul argomento di questa puntata, che era un po', non dico complicato, ma un po' delicato, dai, un po' complesso, un po' serio, lasciatemelo dire. Va bene. Allora, io come sempre vi saluto, vi auguro buon divertimento, ci vediamo alla prossima occasione dal vivo o in questi canali, su podcast o canale YouTube, e come sempre vi saluto, il nostro turno di guardia finisce ora. Ciao!